Riccardo Cristiano, Libri.tv, ci troviamo a Fagnano Castello per la presentazione di un libro che, vabbè, non lo diciamo perché questo libro è La Compagnia del Lupo che sta girando la Calabria, ma io voglio parlare con Maria Francesca Magno e con Marcello Florio, giusto? Ecco, che sono poi l'associazione che mi ha invitato, che è Leggiami Ucci Su, e vorrei capire un po' questa associazione di cosa si occupa, quando è nata e soprattutto parlare un attimo di Fagnano Castello, se ci sono delle attività che voi fate o comunque che provate a fare in una terra difficile come la Calabria. Quindi io parlo prima con te, che sei la presidente, e poi dopo con Marcello, che è il segretario. Dimmi un po' di questa associazione, di Fagnano Castello. Sì, leggiamoci su. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, quindi ci siamo un po' trasformati adesso, sono diventata io l'ospite ed è una cosa bellissima. Leggiamoci su nasce come progetto di promozione alla lettura e poi si trasforma, è diventato un contenitore di eventi, di attività. È proprio per i bambini, ecco, Sirio è uno dei testimoni di questo nostro impegno e dedichiamo loro tanto tempo con laboratori didattici, con giornate guidate, ecco, guidate proprio da personale esperto in questo, quindi non, lasciamo fare, ecco, noi diamo l'opportunità, però poi ci saranno sempre persone che si possono destreggiare perché sono persone, diciamo, qualificate a questo, quindi l'arte terapia, l'animazione, le presentazioni dei libri con temi importanti, non da molto, proprio per i bambini, abbiamo presentato un libro dedicato ai disturbi alimentari con una strega, quindi questo per far capire loro quanto sia importante anche l'alimentazione, ma reading letterari, serate musicali, tutto quello che di bello si possa desiderare. Giusto, io sono d'accordo perché poi comunque bisogna valorizzare il posto dove si vive, se no poi si tende ad andare via oppure a lodare gli altri luoghi, quando in realtà ognuno ha delle cose belle e vanno solo valorizzate. Invece Marcello, cosa ci puoi raccontare invece tu dell'associazione? Non so, come ti sei avvicinato tu, come avete deciso di costituirla? Guarda, allora io mi sono avvicinato. È una storia bella quella di Leggiamo Gesù perché è partita Maria da sola e gli altri componenti, ma potrei dire Paolo Gabrielli, Federica Cozza, Francesco Grosso, Francesca Voglio, Pasqualino Hardis che è in platea. Ci siamo avvicinati proprio per il fine che ha questa associazione, che è quella di promuovere la cultura. In un piccolo centro come il nostro, e pur non dimenticando le tradizioni, perché le tradizioni sono importanti. Infatti noi abbiamo sempre cercato di promuovere la cultura tramite l'arte, che è il modo migliore secondo me di promuovere la cultura, l'arte in tutte le sue sfaccettature, dalla musica, alla letteratura, alla fotografia. Noi, infatti, lo faremo anche quest'anno a settembre. Organizziamo una rassegna, si chiama Residenze d'autore, dove diamo modo ad artisti, fotografi, Locali musicisti, oppure locali, ma non per forza fagnanesi, ok. ma del circondario, diciamo, perché c'è un po' tutta la Valle dell'Esero, di esprimere la loro arte attraverso, appunto, come dicevo prima, la fotografia, la poesia. Ognuno ha la propria arte, come No, se. è molto interessante anche perché io penso che magari anche fotografare degli scorci di Fagnano o anche, non so, portare poi queste foto al di fuori di Fagnano sia far conoscere un luogo. Sì, assolutamente, assolutamente, anche perché molte volte le fotografie parlano, quindi meglio una fotografia di tante parole, molte volte per esprimere Poi qualcosa. con i social ancora di più perché c'è Instagram, voi avete la vostra pagina Instagram su Facebook, quindi se si va a cercare Leggiamoci su Instagram e Facebook, spunteranno sicuramente fuori quello che avete fatto, comunque possono vedere quello che farete da qua a breve. Certo, sì, abbiamo preparato un mini calendario per l'estate che abbiamo adattato comunque agli altri eventi che l'amministrazione comunale ha già previsto, quindi perché Fagnano ha il pregio di avere tantissime associazioni e ognuna di queste dà un proprio contributo, quindi siamo ricchi sotto questo punto di vista e speriamo che comunque anche dall'esterno sia un buon monito per
per stimolare con gli altri a fare questo. Un po' noi ci siamo riusciti, in qualche modo un piccolo modello lo abbiamo lanciato, ma speriamo ecco, di essere sempre più propositivi. Io ringrazio Maria Grazia e Marcello. Maria Francesca, scusate ragazzi, questo è il bello della diretta. No, però Maria Francesca è ancora più bello, lo diciamo, è anche Marcello, invitando ovviamente gli amici web ascoltatori a visitare la pagina Facebook e la pagina Instagram di Leggiamoci Su per sapere appunto non solo del calendario estivo, ma di quello che è stato fatto e di quello che faranno ancora. Quindi seguiteli sui social e insomma venite a Fagnano Castello, perché Fagnano fa parte di quei borghi da visitare. C'è sicuramente molta storia, molta cultura, molta arte, e molta di questa, diciamo, cultura è sollecitata da associazioni come la loro. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Fagnano Castello.